Il castello di Pietrarubbia ha fatto da cornice all'ultimo appuntamento della rassegna estiva Udendo Forme e Guardando Suoni, un festival che ha visto l'incontro tra la scultura contemporanea e la musica classica attraverso quattro serate ospitate nelle sedi dell'Ex Tam, la scuola per il trattamento artistico dei metalli fondata da Arnaldo Pomodoro. Il Museo d'Arte Contemporanea di Pietrarubbia è infatti l'erede del grande patrimonio di opere d'arte realizzate dai maestri e dagli allievi nei 24 anni di attività di Corsi Tam. E con l'avvicinarsi della settimana di Capitale della Cultura, riservata a Pietrarubbia che si svolgerà a novembre, il museo e il comune hanno voluto richiamare l'attenzione sulla vocazione di questo borgo per conservare e continuare a promuovere importanti opere d'arte. L'amministrazione, in collaborazione con la Proloco, ha offerto al pubblico un cartellone di altissima qualità che si è concluso il 7 settembre. Nella stessa serata è stata anche inaugurata la mostra La minima variazione di Giulietta Geller a cura di Sara Bartolucci. Prosegue invece la mostra Un grido non taciuto con le sculture dell'artista Paolo Soro, docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino. Questa sera finisce la rassegna dell'estate 2024 nel borgo di Pietrarubbia, Udendo Forme, Guardando Suoni, che praticamente ha riempito quattro giornate di quest'estate, dove sono stati rappresentati attraverso l'arte, la scultura, la musica, l'aria, il fuoco, l'acqua e questa sera la terra. Io non posso che ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale chi ha fatto sì che tutto questo potesse accadere, quindi ringrazio tanto l'artista Giulietta Geller e il professor Paolo Soro che ci hanno accompagnato in questo percorso e un ringraziamento speciale all'associazione Sardi di Pesaro, con sede a Pesaro, che ha voluto contribuire in maniera così esaustiva, aiutandoci a far sì che questa sera potessimo avere qui con noi le pietre di Pinuccio Sciola che hanno suonato in questo nostro borgo attraverso il maestro Monica. Grazie, grazie a tutti veramente di cuore. Il maestro Giacomo Monica ha infatti portato a Pietrarubbia le pietre sonore donategli dallo stesso Sciola e con il coro Monte Castello, informazione completa da sempre interprete di queste composizioni, ha eseguito alcuni pezzi scritti per pietre e coro. Alla fine dell'esibizione ha chiesto di poter suonare delle improvvisazioni sulle pietre sonore all'interno della chiesa di San Silvestro, di fronte alla pala d'altare di Arnaldo Pomodoro, in un accorato incontro fra grandi artisti e linguaggi diversi.